tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Scoperto dalla Polizia Stradale di Fano un traffico illegale di passeggeri che viaggiavano su un autobus diretto in Albania. Il Carnevale di Fano debutta con il pienone di pubblico, deludono i carri al processo scintille tra Deli e Mazzani. Per la festa degli innamorati, appuntamento in piazza a Fano con la carnevalesca che donerà i baci perugini. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia. Cominciamo dalla cronaca. È stato scoperto dalla Polizia Stradale di Fano un traffico illegale di passeggeri che viaggiavano su un autobus diretto in Albania. Vediamo tutti i particolari e i dettagli nel servizio di Balestra. Un traffico di passeggeri raccolti a fermate fantasma di bus diretti in Albania all'uscita del casello della 14 a Pesaro o nei pressi delle mura cittadine è stato scoperto dalla Polizia Stradale di Fano, che ha multato per 500 euro ciascuna delle due aziende di trasporto albanesi. Stando alle indagini, il meccanismo sarebbe abbastanza diffuso in ambito internazionale. Alcune aziende regolarmente autorizzate a svolgere servizi lungo tratte internazionali accettano prenotazioni sul passaparola e online e utilizzano fermate abusive. Nel caso di eventuali controlli di polizia, i viaggiatori sanno di dover dichiarare di essere parenti di un membro dell'equipaggio o di aver chiesto un passaggio. Non solo, alcuni automezzi controllati dagli agenti viaggiavano senza dispositivi antincendio, con pneumatici consumati e uno addirittura con il parabrezza danneggiato. Oltre alle sanzioni, è scattata una segnalazione al Ministero delle Infrastrutture per eventuali provvedimenti a carico delle aziende. Nei giorni scorsi l'ARPAM di Ancona, a seguito delle analisi, ha confermato la natura pericolosa dei rifiuti sequestrati nel mese di dicembre dell'anno scorso dalla stazione carabinieri forestale di Iesi San Marcello, in un'area posta in prossimità di un'azienda di costruzioni nel comune di San Paolo di Iesi. Il sequestro del cumulo di rifiuti, contenente anche materiale plastico, rifiuti da demolizione, ferro, acciaio e legno, eseguito d'iniziativa dai militari, è stato già convalidato dalla Procura della Repubblica di Ancona. La conferma della presenza di fibre di amianto nell'area sequestrata ha valorato quanto già ipotizzato dai carabinieri, i quali hanno prontamente delimitato tutta l'area contaminata, impedendo così ulteriori futuri ed eventuali depositi di rifiuti. Denunciato il responsabile legale della società proprietaria del terreno per il reato di deposito incontrollato di rifiuti pericolosi. Adesso parliamo del piano strategico del Comune di Fano. Dopo aver approfondito il settore dell'urbanistica, questa volta sotto la lente c'è quello dell'economia e vediamo il servizio. Secondo appuntamento di Orizzonte Fano, questa mattina nella sede dell'assessorato all'urbanistica, a passare al setaccio per ripensare la Fano del 2030 è il settore dell'economia e delle imprese fanesi. La crisi che dal 2009 ha fatto ripiombare indietro di 10 anni il settore economico produttivo di mezza Italia non ha certo risparmiato il tessuto delle aziende locali. Primario e secondario fortemente intaccati dalla stretta economica, con un settore agricolo da ripensare ed uno industriale da rifondare, mentre il terziario tiene con il turismo in espansione ed il commercio che congela la crisi per una fiabile ripresa dei consumi. Analizzando i dati del report, notiamo più imprese registrate nel territorio tra il 2000 e il 2010 con un più 15%, 7.021 quelle registrate in quell'anno, ma tra il 2010 e il 2015 siamo scesi a un 12%, perdendo 3 punti percentuali, con 6.790 imprese.
Il 2011 il primario paga il prezzo maggiore in termini occupazionali, solo un 3% di maestranze. Industrie e costruzioni assorbono il 30% degli occupati nel 2011. Nel terziario però spicca il dato dei servizi mirati alla cura della persona e del tempo libero, con un 42% degli occupati, mentre al resto, commercio, ristorazione e turismo, va il 25%. Manifatturiero e industria nel secondario passano da 1926 aziende in 5 anni a 1707, con un meno 11 di occupati. Ma quali sono le politiche di rilancio fanese e da quali considerazioni esse scaturiscono? Lo chiediamo all'assessore Marco Paolini. La nostra città dal punto di vista demografico non è più attrattiva, quindi non riusciamo più a far venire maestranze e famiglie anche da comuni lontani. Tanto questa città ha deciso di dotarsi di un piano strategico, oltre che di mettere mano a una variante generale al piano regolatore. Cosa significa? Significa chiamare tutti a un incontro, a mettere sul tavolo quelle che sono le possibilità di trasformazione dell'economia e della città tutta per una ripresa, un rilancio con un obiettivo che è pluridecennale. Prima domenica di Corso Mascherato a Fano, dove ieri appunto ha debuttato il carnevale più antico d'Italia. E vediamo com'è andata. Carnevale 2017, buona la prima. Sì, buona la partenza fin dalla prima domenica di grande Corso Mascherato, con un'affluenza di pubblico stimata dagli organizzatori che si attesta attorno alle 50.000 presenze spalmate tra mattina e pomeriggio. Il nuovo direttivo della Carnevalesca, con diversi elementi alla prima esperienza a riguardo, era atteso alla prova decisiva. Bene gli eventi collaterali, bene le tematiche, le mostre, i convegni, ma alla fine la gente in Viale Gramsci la mattina con i bambini ed il pomeriggio sui palchi viene per vedere i carri, il Corso Mascherato ed il getto. Poco importa poi se il tema della prima settimana era il tempo che fu con il grande Dario Fo. Il carnevale è festa, è divertimento, è creatività. Il pubblico c'è stato sin dalla mattina, meno il getto nel pomeriggio e le mascherate sui palchi. Ma un corso così affollato ha stupito molti e certamente l'impressione che i bambini e accompagnatori provenienti dalle zone terremotate si sono portati via è di grande calore e senso di accoglienza di Fano. 15 in punto, tutto pronto, i trattori scaldano i motori, un colpo di cannone mette in moto il corteo con i suoi protagonisti e qualcuno finalmente incomincia a rilassarsi. Carnevale va vissuto, quindi bisogna viverlo, bisogna mascherarsi, bisogna mettersi le parrucche e lo devono fare tutti. Fra l'altro sta andando molto bene, c'è tantissima gente già da questa mattina con il carnevale dei bambini, ma oggi è un fiume di persone, veramente tante. E cosa si vuole di più? Tre giri, presentazione, getto e luminaria. La formula rimane questa. I giganti di cartapesta sono i padroni di Viale Gramsci. Qui è tutto pieno di gente, gente serena, felice, si respira un'aria festosa come forse da tanto tempo non si respirava. E nonostante intorno a noi ci siano dei dolori, in questo momento siamo tutti sereni, pensiamo alla gioia e pensiamo positivo, perché la positività porta positività. I contadini del Fenile si aggiudicano la prima gara dei palchi con una cinquantina di elementi. La voce di Francesco Boiani, che solo a sentirla fa carnevale, e la gioia dei bambini fanno il resto. Poi tutti in piazza a chiudere la prima domenica del Carnevale di Fano 2017. Ieri sera su Fano TV è andata in onda la prima puntata del processo al carnevale. Tantissime le telefonate, tantissimi i messaggi che sono arrivati in redazione, non sono mancate le critiche, mentre in studio scintille tra l'ex presidente dell'ente carnevalesca Gianfranco Mazzanti e l'ex carrista Riccardo Deli. Baby, baby, why can't we just stay together? Why can't we just stay forever? Yeah, yeah.
La prima domenica di sfilate, in tutti i suoi aspetti più salienti, è stata sviscerata nella trasmissione post corso mascherato Processo al Carnevale, il cui intento risiede nell'etimologia del termine processare, ovvero analizzare dati e fatti, con il contributo di chi ha vissuto la giornata, quindi spettatori, telespettatori, che direttamente o sui social hanno espresso pareri e considerazioni riprese e commentate in studio da Marco Ferri e i suoi ospiti. Dalla mattinata, passata assieme ai bambini, è arrivato subito il primo spunto di discussione: chiudere il pincio ai più piccoli. Ai miei tempi è stato fatto, se ti ricordi, abbiamo cominciato qualche anno dietro, ma avevamo fatto l'anello del pincio all'interno del pincio, io però parlo, la strada sempre libera, in modo che i carri girano, e non solo, siccome i piccoli e le mamme si lamentavano perché non riuscivano mai a prendere dolciumi, i grandi arrivavano sempre prima dei piccoli, eccetera, avevamo messo tutta la parte del pincio transennata in modo che nessuno potesse entrare dentro a far questo. Mi sembra un po' una ghettizzazione però questa, cioè quando alla fine li metti lì e dici riservare il getto, no, perché poi le orde di persone si butterebbero là, cioè no. Sono d'accordo con il suo parere che ha detto prima, che sulla protezione dei bambini nel pomeriggio, sa perché? Perché l'anno scorso ci siamo trovati in una marea di gente con delle carrozzine in mezzo ai piedi, un casino, invece un po' di protezione per questi bambini io la condivido, ecco. Il getto, altro elemento che ha lasciato qualcuno a bocca amara per la poca quantità dei dolciumi riversati sulla folla, analizzato dal suo ex presidente. Il getto funziona così, io ho parlato con il responsabile del getto, oggi abbiamo lanciato circa 60 quintali di dolciumi. I dolciumi vanno divisi. 60 quintali di dolciumi. E vanno divisi in tre domeniche. E il percorso è circa un chilometro. Poi dopo c'è il carro che lancia un po' di più, c'è il carro che lancia un po' di meno. Ma questo dipende, questo lancia un po' di più, lancia un po' di meno, da quanto spendono le persone che c'è stanno. C'è una cifra minimo che qualcuno comunque dovrebbe rispettare, ma purtroppo non è che tutti hanno la possibilità di poterlo fare, però noi cerchiamo di equiparare il costo del getto con il ricavato che si fa, più o meno di cercare di far pari, perlomeno nei miei tempi era così. Oltre al getto poco incisivo, nell'edizione dei carristi i carri di prima categoria, definiti da alcuni miserini, secondo un ex carrista, nella loro fattura sono da imputare alle scarse risorse economiche a disposizione. Non possiamo dargli la croce addosso, perché con le misere risorse messa a disposizione più di tanto non possono fare. Mettere poi un ex presidente gomito a gomito con un ex carrista e son scintille che a volte volano. 45 non si è mai pagato. 42 si è pagato. 45, vabbè, dai, va bene, allora, lo sai meglio te. No, scusa, è tanto, porca miseria. Io ho i contratti a casa, te li faccio vedere. Stare il tuo contratto. No, il mio contratto. Allora c'era qualcuno che prendeva di più di nascosto. Se siamo al processo del carnevale, non fa 45.000, non li ha presi mai nessuno. Fra me e te non deve esistere nessuno. Una cosa ha messo tutti d'accordo però: lo sforzo massiccio delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza di tutti. Di questo devo ringraziare tutti i carabinieri, un elogio grande, perché ho visto, abbiamo la sicurezza, i bambini nostri, i figli nostri vanno tranquilli. C'era oggi proprio la tranquillità, sono stato contento. Una finestra risicata di neanche 7 minuti su Rai 2 è pur sempre una bella finestra a livello nazionale, ma quanto spazio per la troupe. Polemiche su questo ne farei, perché purtroppo la Rai è detta le leggi, e quando c'è la Rai uno si deve attenere a quello che chiedono loro. Loro hanno chiesto. Se uno vuol fare polemica perché doveva essere 2 metri più in là, 2 metri più qua. Al di là della trasmissione, quelli di che il calcio, parlando dello spazio dello che spazio è stato assegnato alla troupe. Quello si sta alla troupe. Sono molto contento che ci sia stata Rai 2 al Carnevale di Fano, anche perché Rai 2 non veniva da moltissimi anni al Carnevale di Fano. Le telefonate si susseguono e, come nella realtà, luminarie poco luminose e trattori dalla potenza smisurata chiudono la puntata. Beh, in effetti erano un po' deboli le luminarie quest'anno. Va potenziata la luce. In un carro ho visto che c'era ma non funzionava, difetto forse dell'impianto elettrico, però era veramente un po' debole quest'anno, sì.
Certo una cosa, sì, bisognerebbe coordinare meglio, cercare di questi carri di non portarli con dei trattori da 200 e passa cavalli, quando sono sul percorso si devono adeguare ai mezzi nostri, perché una critica allora la devo fare anche a noi stessi, se la dobbiamo fare, sui trattori che tirano i carri, perché se vi ricordate ai miei tempi non c'era un trattore che aveva la cabina, erano tutti uguali, però anch'io facevo 400 km per andare a prendere un tir di trattori. Ma comunque ci sta, se uno vuol fare, dopo se uno fa polemiche perché non è adeguato, nessuno è adeguato lungo il percorso, non dobbiamo adesso dire che è tutta carta straccia, roba brutta, solo che vanno coordinati meglio e con dei mezzi più adeguati. E allora il dibattito proseguirà domenica prossima, domenica sempre alle 20.30 in diretta su Fano TV, c'è la seconda puntata del processo al Carnevale. E adesso invece parliamo di un'altra iniziativa dell'ente carnevalesca, quella che si terrà domani giorno di San Valentino, Innamorati al Carnevale, è l'evento organizzato appunto dall'ente carnevalesca in piazza 20 settembre alle ore 18, ma dalle 14 dal Teatro della Fortuna, musica in piazza addobbata da un grande tappeto a forma di cuore, l'evento verrà aperto ufficialmente, come dicevo, alle 6 del pomeriggio con uno spettacolo di danza al termine del quale seguiranno anche alcuni momenti romantici con la lettura di poesie. Saranno presenti sul palco anche Cupido e Amorino, impersonati dagli attori Filippo Tranquilli e Giorgio Falcioni. Per l'evento ci saranno anche i baci Perugina, messi gentilmente a disposizione dall'azienda Dolciaria per mantenere viva questa tradizione con il Carnevale di Fano, che va avanti ormai da molto tempo. E adesso cambiamo argomento, violenza sulle donne, tavola rotonda dopo il film L'amore rubato con regista e forza dell'ordine. Presidente, nella locandina leggiamo la frase aiutateci a cambiare le cose, dunque la BCC si prodiga come sempre nello svolgere queste iniziative a favore del sociale. Certamente l'iniziativa di questa sera rientra fra quelle iniziative che sono tipicamente sociali, perché nell'oggetto sociale della banca c'è l'attività fatta proprio dal punto di vista finanziario ed economico, però da sempre la nostra BCC con tanti soci svolge questo ruolo di coinvolgimento dei propri soci, soprattutto dei giovani, per cercare di cambiare anche la società, perché se non cambia la società sicuramente il nostro lavoro anche di banca non è poi così facile. Dunque, la banca vicino al territorio, vicina ai cittadini, e dobbiamo dire che questa sera insomma il Teatro della Fortuna è colmo di persone, per cui le vostre iniziative sicuramente riescono a dare anche un'informazione molto importante, proprio come vedremo con il film che verrà proiettato. È una banca legata a questo territorio, però anche collegata con il centro, quindi noi siamo una delle prime BCC che in ambito italiano stanno promuovendo questa iniziativa che ha un valore sociale, però anche un valore di coinvolgimento. Lo vedremo questo film sicuramente anche in altre sale, quindi sicuramente avere tanti giovani, poter proporre riflessioni, anche perché penso che stasera vediamo il film, c'è anche però un qualcosa di dibattito, quindi credo che sia fondamentale. Comandante, qual è la situazione nel nostro territorio? Ci sono delle donne che si sono rivolte a voi? Sì, nel 2016 appena concluso abbiamo avuto diversi casi, nel 2017 già c'è stato un caso abbastanza delicato di violenza domestica sul quale siamo intervenuti e ora attualmente al vaglio della magistratura. In generale la situazione si allinea a quelli che sono i dati nazionali, non andiamo oltre le percentuali di nazionale sui casi di violenza. La nostra provincia è comunque Fano, non è esente da fatti anche gravi che sono avvenuti in passato, sui quali l'unica forma vera di contrasto è la prevenzione. La prevenzione che in questi casi qua viene data dalle stesse vittime, cioè la fiducia delle forze dell'ordine di rivolgersi a noi per frenare queste violenze qua e porre fine quindi e prevenire anche fatti molto più gravi di quelli che magari si subiscono per anni o per periodi anche abbastanza lunghi.
C'è stato un incidente mortale oggi pomeriggio intorno alle 14.30 a Isola di Fano. Una donna di 68 anni, Elfrida Facchini, pensionata, residente del luogo, mentre si trovava alla guida di una Opel Corsa lungo la via Voltresca, a pochi metri da casa sua, ha perso il controllo dell'auto andando a invadere la corsia opposta. In quel momento sopraggiungeva una Opel Astra condotta da un 42enne di Fossombrone. Nell'urto, non particolarmente violento, la donna è morta sul colpo, da qui l'ipotesi che possa essere stata colpita da un malore improvviso. Sul posto i carabinieri per i rilievi di legge. E con questo chiudiamo qui l'informazione di Fano TV sul canale 17. Grazie per averci seguito. Vi ricordo il nostro numero 338 4968 250 per le vostre segnalazioni. Buona serata a tutti.